Salve, bentornati. Si è conclusa in questi giorni la serie di workshop che hanno promosso e fatto conoscere in tutta la regione il nuovo marchio QM. 9 appuntamenti distribuiti nelle 4 province marchigiane e a Fermo, ai quali hanno partecipato associazioni, istituzioni, addetti ai lavori. L'ultimo si è tenuto a Urbino e lo vediamo in questo servizio. Passione, grinta, attaccamento ai valori della terra è soprattutto una scelta di vita la loro, quella di abbinare la dura fatica dei campi al grande senso dell'ospitalità. Di agriturismo si è discusso nell'ultimo workshop itinerante che si è tenuto ad Urbino, organizzato dalla Regione Marche per promuovere e far conoscere il marchio QM, marchio di qualità che certifica non solo i prodotti alimentari, ma anche i servizi ad esso correlati, come gli agriturismi appunto. Non si poteva scegliere dunque una cornice migliore, quella del Montefeltro, per parlare di turismo verde. Basti pensare infatti che oltre il 40% delle strutture ricettive delle Marche è concentrato nel territorio Urbinate, che accoglie ogni anno più del 55% di turisti stranieri in visita nella nostra regione. Vuol dire prima di tutto che la Regione Marche incomincia a credere e a spendere più di più su questo settore, perché diventa strategico il fatto di riuscire a drenare e a far venire molti ospiti, molti soprattutto turisti stranieri sul nostro territorio, e chiaramente cercare di elevare sempre in maniera più avanzata il discorso della qualità, cioè del tipo di accoglienza che le stesse strutture sono in grado di poter garantire, di offrire. Parliamo ora di prodotti agroalimentari, non solo qualità per farli amare dai consumatori, a volte occorre una strategia coerente di marketing. Ce ne parla Gervasio Antonelli, docente all'Università di Urbino. Il marketing sia uno strumento essenziale per comunicare i valori della qualità. Noi abbiamo bisogno di un approccio al marketing in quanto oggi il consumatore è molto disorientato e quindi il marketing ha proprio questa funzione, cioè di rassicurare il consumatore, di comunicare al consumatore quei valori della qualità che vengono prodotti dal territorio. Il prodotto non è solamente un strumento per soddisfare alcuni bisogni primari. Oggi il prodotto agroalimentare è un prodotto complesso che veicola al consumatore valori del territorio, sapori, storie, culture, tradizioni. E ora la linea a Morena Bartolacci per le news di questa settimana. Grazie Tiziana. Apriamo parlando di industria alimentare. Secondo un articolo apparso sul Sole 24 Ore, gli acquisti in Italia in questo settore sarebbero in calo. In controtendenza invece due nuovi segmenti del mercato, i single e gli immigrati, che si stanno dimostrando classi di consumo alquanto dinamiche. Cambiamo argomento e parliamo di qualità dei prodotti ortofrutticoli europei. La Confagricoltura, stando a quanto pubblicato dall'agenzia Apicom, invita l'Unione Europea a non sottovalutarla e lo fa chiedendo di non abrogare i 20 regolamenti che descrivono i parametri di qualità nel settore ortofrutticolo. Prima di chiudere il nostro spazio vi ricordiamo un interessante appuntamento. Dal 7 all'11 maggio si terrà a Bologna Slow Food on Film, la rassegna che esplora curiosità e retroscena del rapporto tra cibo e cinema. Bene, era questa l'ultima notizia. A te la linea, Tiziana. Poeta, scrittore, marchigiano. È a Francesco Scarabicchi che diamo la parola per la rubrica My Way. Questa regione ha una ulteriore possibilità e la offre questa ulteriore possibilità. Basta attraversare il Novecento che abbiamo alle spalle e di cui siamo ancora la continuità e la continuazione per accorgerci che nell'ambito della poesia, della scrittura, della letteratura, della pittura, dell'arte figurativa in genere, della fotografia, noi trasportiamo quell'arte di guardare, quell'osservatorio silenzioso, profondo, costante, tenace, attraverso il quale ci diamo risposta del senso del mondo. Bene, per questa edizione è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e vi salutiamo lasciandovi alla frase della settimana. Accarezzo il tuo grano e poi su nell'immensità. Qualunque promessa sarà più vera d'acqua. Per lunghi secondi finché dimenticherò che un uomo quassù restare.